Le linee sembrano così vive. Oh, wow. Che bel complimento. Mi piace molto come hai usato i colori qui. Oh, è stata dura realizzare la tonalità blu scuro del cielo. Beh, ci sei riuscita. È bellissimo. Grazie. Oh, quello è il mio preferito. Sono parecchio fiera della mano. Dai, seriamente, guardala. No, è bellissimo. Le mani sono difficili da disegnare. Non sai quanto. Questo è coperto. Già, non può ancora guardarlo nessuno. Forse solo Yalla. Non può essere così brutto. Forse un giorno te lo mostrerò, ma non oggi. Tipo quando, i titoli di coda? Solo 3 colori. E gli altri? Bastano questi. Li mescolo e creo gli altri. È un altro dei tuoi dipinti. È davvero bello. Non il migliore. So fare meglio. Beh, a me piace. Ci stai già provando? E ora? Beh, ora di solito raccolgo le radici di viste che ci mescolo insieme. A meno che tu non voglia andartene. No, posso rimanere. Voglio rimanere. Sai, anch'io dipingo. Beh, disegno. Cosa disegni? Tutto quanto. Mostri, manufatti, tutto quello che io e mio padre incontriamo nei nostri viaggi. Anche tuo padre è un artista. No. Ci sono delle radici di qua. Per lui l'arte va messa da parte. Calma, bella. Va tutto bene. Hai per caso degli animali più veloci? Senza offesa, Yalla. Certo che sì. Ma non possono trasportare entrambi, così è molto più facile. Capito. Presa, ce n'è un'altra lungo il sentiero. Prendi solo ciò che ti serve, vedi? No, le radici si spezzano facilmente. Lì, prendine solo un po'. Basta una bella torsione. Sembra una mandragola. Così? Sì, così. Arriviamo, arriviamo! Di qua ci sono altre radici. Non le piaccio proprio, vero? Ma sì, è solo che... A parte me, l'unica altra persona con cui è stata... Droghe! È... Sul crinale! Loki! Mostrami il lupo! Bravo! Continua così! Ogni attacco è diverso. Come con Kratos, bisogna premere L1, L2, R1 e R2. Chi alfa? Ci penso io. Ok, pronto. Tutto ok? È strano quando mi trasformo. Non ho il controllo. E a che ti serve? Giusto, a volte basta solo lasciarti andare e seguire il flusso. Beh, almeno qui ci sono delle radici. Prendile mentre cerchiamo una via d'uscita. Senza pugnale, ok? Oh, va bene.
A qualcosa è servito. Meglio che non raccolga più radici per un po'. Non sei stato tu. Ehi, a quanto pare ci hanno aperto una strada. Raggiungiamo Yalla prima che ne arrivino altri. Yara! Stai bene. E tu, Loki? Cosa senti quando ti trasformi? Solo... rabbia. Con quella rabbia una parte di te ha scatenato il lupo. Forse devi solo trovare la parte che lo guidi. Come? Ogni tua emozione può aiutarti a combattere. Se con la rabbia perdi il controllo, qualcos'altro potrebbe farti rimanere... te. Questi sono segni di trascinamento. Ma scusa, se la rabbia fa diventare il lupo... la tristezza, paura o magari l'odio la fate diventare un orso all'inizio? Boh. Cioè tipo ogni animale diverso? Aspetta. Ti è piaciuto, vero? Forse. Siamo a casa. Già. Mettiamo queste radici nel secchio qui a sinistra. Poi c'è un'ultima cosa che voglio mostrarti. Tutto ok? Sì, ma... dovremmo tornare in direzione dell'acqua, di qua. Ti va se stiamo insieme un altro po'? Magari per... che ne so, riparare qualcosa? Sì. Tu puoi trasformarti in qualche animale? Non ancora, ma credo che sia una cosa da dio più che una cosa da gigante. Oh. Grazie per aver infierito. Scusa. Scherzo. Passa dalla galleria a destra, Yalla. Siamo diretti lì. Ops, non di là, bella. Torniamo indietro. Tanto per vedere se c'era qualcosa. Ah, vicolo cieco. Hola. Amo quell'incantesimo. Ideale per celare questo posto. Forse è per questo che non ho percepito altri giganti l'altra volta. La cosa? C'è un'anima all'interno, nel tuo pugnale. Non lo sapevo. No, l'anima di chi? Beh, lo capirai, ma per il momento è meglio se la lasci dov'è. Come? Non vado in giro a rubare l'anima della gente.
Saliamo su quella roccia. Yalla passa dall'acqua e ci aspetta dall'altro lato. Ok, beh, questa è stata una sorpresa. No, di certo non è sua madre, perché sarebbe troppo banale buttare una cosa così adesso e poi pensare a lei. Yalla di solito ci mette un po'. Cosa fai? Mi rilasso. Voglio vedere quanti rimbalzi riesco a fare. Vuoi provare? Sembra facile. Cheat. Oh. Appunto. Ti aiuto? No, forse ho capito. Se... uno. Oh, ora ridi di me. Non rido di te, io... Ah, no? Rido della situazione. Ok, beh, forse mi serve un po' di aiuto. Ci riuscirai, lancialo di piatto. È questione di tempismo, quando lo lanci. Ok, guarda questo. Ah! Usa il lupo, Loki, ma controllalo tu. Ti copro le spalle! Scappa! Attacca! Quello comunque non contava. L'ultimo tiro. Sì che conta. È uscito un droger dall'acqua. Come no? Possiamo riprovare più tardi. Tiri senza di me, eh? Migliorerò prima o poi. Prendendo la mano. Ah, troppo tardi. Devi lanciare il sasso un po' prima. E vai! Ancora troppo presto. Ci stai prendendo la mano. Ci siamo quasi. Un pochino tardi. Ci stai prendendo la mano. Ci siamo quasi. Wow, hai visto?
Dove andiamo ora? Ho una cosa per te. Un regalo, direi. Dovrei preoccuparmi? No. Non ho nulla per te. Posso chiederti una cosa? Certo. Siamo gli unici giganti rimasti? Più o meno. È complicato. Voglio sapere. Sarà molto più semplice mostrartelo, te lo prometto. Beh, e la mia profezia allora? Se è vera, cosa pensi debba fare? Non ha importanza. Non cambierai il tuo destino. Puoi cercare con tutte le forze di cambiarlo, ma si avvererà comunque. Mi stai dicendo che nessuno ha mai cambiato il suo destino? Mai? Cioè, sì, magari alcuni dettagli cambiano, ma la sostanza rimane la stessa. Meglio seguire il tuo destino che cercare di resistergli. Che cos'è? Un elevatore. Dovremo lasciare Yalla per un po'. Andiamo su. Para! Questo regalo non sembra una cosa che ti rende felice. Significa solo che siamo giunti alla fine. Cosa intendi? Lo capirai quando arriveremo. Cioè che per un po' non si potranno vedere, magari? Ora è il momento di compiere la mia parte di profezia. Seguimi. Ma questi cosi non erano quelli che ho letto? Non erano quelli che evocava Freya verso la fine precedente God of War? Nella battaglia contro Baldur? Perché sembrano quelli. Quello cos'è? Ah, non posso sparargli. Cioè, ho provato, ma niente.
penso io. Di qua. Stiamo arrivando alla Valle dei Caduti. Che cosa gli è successo? Erano stanchi di avere paura di Asgard. Così si sono nascosti. Hanno lasciato dei cadaveri per confondere Odino nel caso trovasse Jotunheim. Dove sono ora? Lo vedrai. Cioè, ma dai, ma allora... Ci stavo pensando prima. Però quella lì adesso nella conferma. Siamo a Jotunheim. Cioè, quello lì deve essere il monte più alto come... Nello scorso episodio, lo scorso film. Mi sa che lì siamo arrivati. Dunque, noi... Lei... Ah, ecco dove erano, l'ho vista. In queste formazioni, magari là più avanti, o in uno di quelli lì, non lo so. E da dove siamo arrivati? Alla fine di scorso God of War. Vabbè, adesso vediamo. Ora, qua non c'è niente da cercare. Ce la faccio. Oh, altre biglie. Aspetta, queste le avevi già viste? Non queste, però ne ho trovate a Midgard. Dove? Negli affreschi di tua madre. Oh no, non è... Ce ne sono altre. Che cosa sono? Da un'occhiata. Tiasi. Non si saranno mica trasformati in biglie. Roder. Ehi, sta attento. Mi sa di sì. Bara. I giganti. Appartenevano ai giganti. Queste sono i giganti. Dovevano scegliere tra restare a Jotunheim e attendere che Odino li trovasse per sterminarli, oppure nascondersi. Mio padre ha infuso la loro anima in queste biglie. E prima della sua morte, lui le ha affidate a me. E dentro queste, hanno trovato la pace. Ora la responsabilità è tua. Ne sei sicura? Beh,
È quello che mia madre ha visto. Tu saprai cosa farne quando verrà il momento. E quando sarà? Non lo so. Torniamo indietro. Questa è un'enorme responsabilità. È così. Ed è tutta tua. Ehi, tutto bene? Sì. Sì, no, è solo che ho concluso. Credo. Ora che ti ho dato le biglie, il mio ruolo in tutto questo è finito. Tu potresti venire con me? Combatteremo Odino insieme? Se avessi dovuto combattere al tuo fianco, io non scomparirei a metà del tuo dannato murale. Capisco. Beh, dovremmo lasciarle tutte insieme. Sei d'accordo? Riprendiamo il cammino. Oh, il picco più alto dei regni. L'unica altra volta che sono venuto a Jotunheim, ci sono stato con mio padre. Conosci le dita del gigante? Lì ho sparso le ceneri di mia madre. Sembra un'eternità. Ehi, non sarà uno stupido murale a sancire la fine della tua storia? Lo so. Cioè, ho dei progetti, è solo finita per quanto riguarda i giganti. E io quindi cosa sono? Un'amica.